Che giornata di merda. Siamo stati costretti da quella troia di merda dell'assistente ad andare a cacciare tre mostri del cazzo. Mica uno. Tre. Come caspita dovremmo riuscirci, se non altro io ho pestato anche la merda di cavallo appena sono atterrato. Ciò contribuisce a rendere questa avventura ancora più scrupolosa e a privarmi di speranze in generale. Siamo obbligati ad attraversare una cazzo di foresta sperduta nel nulla e ad arrampicarci in delle liane, manco fossimo dei gorilla australiani in calore, per la ricompensa di 10 euro e di due calci nel culo da parte del capo di quel villaggio sputato nel culo. Gli insetti guida hanno rilevato qualcosa. Proviamo ad avvicinarci e vedere se troviamo qualche abominevole mostro a cui ficcare le nostre armi su per lo sfintere anale e farle uscire dalle cavità nasali, con tanto di organi e viscere rimaste attaccate. Che mi dici dell'assicurazione per le nostre vite e la nostra salute in caso non dovessimo riuscirci? Se veniamo ingoiati vivi da quegli schifosi, a nessuno in quel villaggio di cretini fotterebbe più di tanto. Ehi brutta putana, ma che cazzo stai facendo nel mio territorio? Ti conviene andartene da qui prima che ti incendio quel bel culetto colorato che ti ritrovi, mi hai sentito? Ma vattene a fanculo stupida troia, XD. Ehi, da quando questi stronzi sanno parlare? Non ne ho idea. Vabbè, poche chiacchiere, andiamo a spaccare il loro brutto musetto. Che la stella di zaffiro ci illumini il cammino. La stella del cugino. La sfera da rubino. La merda del suino. Ma allora sei birichino. Paolino Paperino. Vattene a fanculo, stronzettino. Giacomino. Malandrino. Neturbino. Ermellino. Porcino. Formaggino. Testa di canarino assassino. Ma, voi chi cazzo siete? Adesso vi pistio arcobaleni su Rio XD. Ma chi cazzo sei tu piuttosto? Io mi chiamo Pietro Gamba di Legno e questa è la vostra fine stronzetti maledetti tozzetti ragazzetti scziti XD. Non siamo qui mica per le presentazioni. Murco, pensiamo piuttosto a staccargli le palle e attacchiamogliele in fronte. Craviamogli il polmone col nostro cazzone pallone cannone e scalchiamogli il coglione pisellone nel minestrone, col mascarpone. Che belle rime birichine, carine, tutte le mattine nelle saline delle maestrine e, porca puttana lecca scroti. Siete davvero penosi come un pene per l'igiene del rene di Rene prostituta di Atene. Gamba di legno, senti questa. Sei talmente scarso che quando mi dai un colpo io ti taglio le palle a morsi. Che senso ha, scusa? Non aveva nessun gioco di parole che potesse toccarlo nel profondo. Mi son rotto le palle. Arrivederci coglionzelli, io vado a fare in culo XDDD. Lasciamo a loro queste rime di merda e pensiamo a massacrarli. Ararli. Disgregarli. Magalli. Scusa, l'abitudine. Non è sembrato un granché, inseguiamo questo stronzo e facciamola finita. L'unico lato positivo di tutto questo bordello sono gli insetti guida. Altro che GPS e navigatore satellitare. Guarda un po' chi si vede. Ehi, ma che cosa volete da me? Io sono Ornella la Bella e non tollero tali presenze nella mia foresta. Non ti preoccupare, vogliamo solo le tue scaglie, la tua morte sarà veloce e indolore. Questo è tutto da dimostrare. Voi due stronzi con armature Lurenk pensate sul serio di avere qualche speranza contro di me? Ma noi ti spacchiamo le budella a prescindere, dannata presuntuosa. Dopo ci scopiamo anche il tuo cadavere tagliato a fettine. Sei contenta? Brutti coglionazzi pervertiti, come vi permettete? Presto vi farò assaporare l'ira di Adriano che spacca l'ano col parmigiano reggiano nel vostro piccolo pellicano. Non ci fai paura, zoccola alata, ti abbatteremo così duramente che le tue ali saranno utilizzate per la realizzazione di accappatoi per coprire il frigido culo del capo del villaggio che ci ha mandati qui a subire le vostre stronzate mostruose. La mettete in questa maniera? Beh, guardate un po' sopra di voi, stronzetti. Ma che cazzo stai facendo? Sei matto? Come un rato malato mai nato? Cotto e mangiato? Buongiorno disgraziati, io sono Adriano che spaccalano e oggi porrò fine alle vostre sofferenze con le mie scorregge di fuoco. Non mi frega niente della tua vita, perché cazzo sei venuto a rompere i coglioni nella mia tana malsana melanzana e alla parmigiana? Porco cazzo sono morto XD. Adesso a noi, Adriano, morirai proprio come quest'altro coglione. Tremo di paura, umano. Ti strappo il femore e gioco a cricket con la rotula. Forza, Adriano, spacchiamo loro la rotula. Vi spacco il cranio, brutti stronzi maledetti. Ma che cazzo mi sta succedendo? È un putiferio totale qui.
Stupido negro, vattene subito da casa mia. Razzista di merda, pagherai per avermi mancato di rispetto, ti spacco la faccia xdxd. Stronzo cornuto di merda, ti fico che le corna super il culo. Ma senti chi parla, le tue corna sembrano i cazzi che tua madre prende in culo dai te ostra che la vanno a trovare. Ma dove cazzo siamo? Non ne ho idea. So soltanto che ho un mal di testa assurdo. Quei tre mostri di merda di prima dove sono finiti? Sembra quasi che ci abbiano intrappolato in un loop spazio-temporale. Maledetti disgraziati, non siete benvenuti in questo posto. Vi friggerò il culo con il mio sperma caldissimo e poi vado a violentare vostra sorella. Ma trafiggiti la prostata con quei cazzi eretti che hai sulla faccia, pezzo di merda. Ehi, ma chi cazzo sono tutti questi intrusi a casa mia? Andate bene subito o vi inculo o a sua sau negro bastardo, preparati alla mia incornata da sottoterra e lo stesso che ho fatto con tua sorella. Brutto coglione, pagherai la tua arroganza con l'ambulanza. Adesso basta, questo sembra un mondo senza leggi che lo governano. È ora di dare inizio alle danze con una canzone che possa farci combattere al meglio. Oh no, non dirmi che... Porco cazzo, c'è minchia schifosa di musica merdosa rognosa e mai che sta cosa? Non lo permetterò mai. Ma come hai fatto a morire contro questo coglione? Senti, non mi riesco a concentrare. Non hai di meglio da proporre? Ma certo, ho qualcosa che ti farà perdere i sensi. Ashuashuashuashua. Ma vaffanculo. Dai su, non prendertela. Ecco a te. Ma che cazzo sta accadendo? Io volevo soltanto starmene in pace a casa mia e guardare l'isola dei famosi episodi. Adesso ti facciamo il culo con gioia e allegria. Ma non rompete i coglioni, l'urigli basori e scasapaglie della minchia. Le mie corna sono progettate per trapanarvi la cavità anale e farvi godere come degli unicorni in calore. Come quel negro che c'è fuori. Adesso ti sverginiamo a suon di botte, prega il Bazzelgeus minchione che non ti facciamo esplodere l'interiora. Stronzetti, fate silenzio e ascoltatevi la parte migliore della canzone. Chissà cosa accadrà, gomiti, gemiti, più forti. Che volture ha? Mi avete rotto i coglioni. Adesso basta. Le rose sono rose. Le viole sono blu. Tecnica suprema. Omae wa mou shinde iru. Nani? Oua takumi de gizemu! Sono sempre io. Pietro Gamba di Legno. I due cacciatori in realtà sono entrati in coma e in seguito alla battaglia contro di me. Un po' mi dispiace per averli feriti, anzi no, se lo meritano quei due stronzi. Spero di rivedervi presto, mettete dislike al video di Murko e andate a fanculo, ehi, è finito il tempo delle mele, succedendo. Puttana. Ma perché cazzo non registra tutto l'audio?